Ah, dottor Frankenstein. Frankenstein. Sì? Non è forse esatto allora che Darwin conservò alcuni pezzi di vermicelli in una scatoletta e per chissà quale causa straordinaria essi cominciarono effettivamente a muoversi con movimenti volontari? Sta parlando di vermi o di spaghetti? Ma di vermi, professore. Sì, mi sembra di aver letto qualcosa in proposito quando ero studente. Ma tenga presente che un verme, con pochissime eccezioni, non è un essere umano. Ma non è stato quello alla base di tutti gli esperimenti di suo nonno, la rianimazione di tessuti inanimati? Mio nonno, vede, non era affatto sano di mente. Ma essendo un Frankenstein, lei non è neppure un po' curioso di sapere? L'idea di poter riportare in vita ciò che una volta era morto non l'affascina? Lei sta soltanto parlando delle deliranti sciocchezze di un individuo che era pazzo. Ciò che è morto è morto. Ma pensi ai recenti trapianti di cuori e reni? Cuori e reni sono soltanto dei giocattoli. Io parlo del sistema nervoso centrale. Ma scusi, allora lei... Io sono uno scienziato, non un filosofo. C'è più probabilità di rianimare questo bisturi che riparare un sistema nervoso spezzato. Ma lei dimentica il lavoro di suo nonno. Il lavoro che ha fatto mio nonno è solo cacca. La morte a me non interessa! La sola cosa che riguarda me è la conservazione della vita! Adesso la lezione è terminata. Dottor Frankenstein? Sono Frankenstein.